Ciao Instagram. Al solito. Ok. Anche Facebook è in diretta. Ciao ragazze. Ok. Sono riuscita a mettere in ordine il negozio perché c'era il panico e quindi mezz'oretta di diretta, dai, ci sta. Se mi sentite, mi vedete però, eh? Aspettiamo che arrivi qualcuno. E qualcuno sta arrivando su Instagram. Ciao Letti! Grande Letti. Vediamo se su Facebook arriva qualcuno. Vedo che c'è della gente collegata. Mi vedete, mi sentite? Oggi avevo voglia di indossare un po' di sole, quindi mi sono vestita così colorata, per me insolito perché non sono sempre così piena di colori, anche se mi piacciono molto, però ho voluto azzardare. Ciao! Ok, magari ecco, potrei portare il pantalone con qualcosa di tinta unita sopra, però mi piaceva questo completo qui di New. Ho messo anche la scarpa gialla, aiuto, la scarpa gialla a sacchetto. Allora, ho lasciato il manichino vestito così com'era, perché così intanto ve lo mostro. E mentre aspettiamo che altre due o tre arrivino. Ciao Milena, benvenuta anche a te. Bacioni anche a te, Leti. E, niente, no, volevo dire che come ho scritto nelle mie storie di Instagram, che il coprifuoco alle 22 è un casino. Prima perché io di solito d'estate non esco prima delle 9:30 per andare a cena. Prima. Secondo, noi siamo ancora davanti all'armadio a dire cosa mi metto, cosa mi metto, non ho niente, ecco, vedi, adesso non ho niente da mettere, mi metto qui, mi cambio mille volte, non va mai bene niente, quindi uscire alle 10 veramente, cioè, e rientrare alle 10 veramente è un sacrificio ed è impossibile. E poi, ultima cosa, secondo me, il ministro Speranza non è mai uscito di casa oltre le 20. Quindi non può capire cosa significa probabilmente star fuori all'aperitivo e poi andare a cena oppure fare l'apericena lungo, oppure uscire proprio d'estate, star fuori in compagnia, respirare un po' di aria al mare. Veramente, io spero che cambino idea. Intanto cerchiamo di aiutare i nostri amici ristoratori. Andiamo a pranzo. Andiamo al cinema all'aperto, andiamo, non so, so che qui a Migliarino la palestra si è trasferita all'esterno in Darsena, quindi insomma se possiamo aiutiamo tutte le attività che sono state chiuse fino a domenica, che saranno chiuse fino a domenica, riapriranno lunedì. E quindi, ok. Non perdiamo tempo, vediamo se è arrivato qualcun altro. Ok, molto bene. E poi ci sono quelle che mi guardano in differita, a cena, la sera dopo cena. E quindi, visto che l'ultima diretta l'ho fatta, mi pare, mercoledì, con il bianco, volevo insomma fare la diretta con il verde. Vi ricordate che c'era il sondaggio bianco-verde? E quindi vi mostro il verde. Allora, nel manichino ho lasciato la giacca vintage di Velvet, che è questa che ho indossato, vi ricordate, qualche giorno fa quando proprio ho fatto la diretta, dietro al nostro logo, le spillette, l'etichettina. Che non si vede su Facebook, veramente io non so, tra un po' Facebook non farò più dirette perché non si vede bene, i colori non sono
veritieri. Questa invece è la magliettina, la blusa in tulle stretch con la manica così un pochino sbuffo in 5 colori. E poi il jeans, questo qui sempre vintage di Velvet, è un vecchio Levi's 501 che io ho fatto dipingere, disegnare e scrivere da Vittorio e con la chiusura così, con non mi ricordo più come si chiama questo coso, me l'avevano detto, e il morsetto. Taglia 48, quindi veste tantissimo. Ok, allora cominciamo con il verde. Il verde oggi non uso il manichino, non ne ho voglia di manichino. E allora, questo è il pantalone di Latinò, il modello Apollonia. Che come vi ho fatto vedere mercoledì c'è anche bianco e jeans, la vestibilità è super ottima, anche se non si dice super ottima, però per farvi capire quanto veste bene questo pantalone. È un cotone elasticizzato, elasticizzato anche in cintura, largo fino in fondo, bello anche da arrotolare. Ok, la cintura. Classica cintura cuoio. Ok, sopra potremo mettere o una camicia, questa in mussola di cotone che è chiusa sotto, ha solo due bottoncini, non so se si vedono, questo e questo, e sotto praticamente il fascione è chiuso, quindi veste praticamente come una polo, bellissima, molto bella anche con un pantalone avorio, burro, che poi vedremo, oppure così con il pantalone verde. Un'altra alternativa al pantalone, la camicia svasatissima, molto molto ampia, in questo cotone popeline stretch a fantasia. Qui ci stanno bene tantissime cose, anche volendo il nero perché diventa una cosina un po' elegantina, il panna, il marrone, il color corteccia che abbiamo visto quando abbiamo fatto la diretta con il Mu, oggi stamattina mi hanno detto all'insegna del Mu, e quindi insomma è una camicia che potete tranquillamente abbinare anche a un paio di jeans volendo. Poi, se volete, si può anche abbinare sopra la giacca. Questa è una giacchettina in pietpull piccolissimi, proprio un quadrettino quasi, avorio e verdone, e quindi potete anche fare. Non so perché stasera non ho voglia di manichino, però vabbè, abbiate pazienza. Così è più, boh, oggi mi piace di più. Quindi giacca, ok, camicia e pantalone. Molto bello, eh? E questa è una cosa. Poi praticamente qui potete mettere, non so, anche la sneakers, perché no? Per sdrammatizzare un pochino tutto, eh? Ok, poi un'altra cosa molto molto carina, anche qui sta piacendo perché diciamo che è molto più bello indossato. Io ho provato qualche tempo fa a indossarlo, però qui sta bene. Qualcuno che ha qualche ragazza, qualche fisico con i fianchi ben marcati, altrimenti chi non ha il fianco stretto come me, consiglio magari la misura in più in modo che l'elastico scenda un pochino più sul fianco. La manica è tre quarti, è chiuso dall'elastico soprattutto, ma
Ha questa cinturina in gros beige rossa che dà un tocco un po' più raffinatino. Il Vichy a me piace particolarmente, comunque cioè è sobrio in ogni caso e può fare il giorno e magari la sera con una cintura magari in cuoio e un sandalino alto, perché no? Anche un sandalino rosso. Però di giorno è bello anche con, non so, un texano rosso. Quindi se siete al lavoro e pensate magari da lunedì di fermarvi a un aperitivo con le amiche o con amici, marito, fidanzato, chi volete, prendete un paio di sandalini in macchina, li mettete in borsa e potete cambiare solamente la calzatura. E siete a posto anche per la serata, per l'aperitivo. Poi, un altro abito carino, e anche questo va benissimo anche per il giorno, è questo abito bellissimo di Aben, in questo jersey stretch, quindi è confortevolissimo. La parte sopra è staccata, ok, però ovviamente attaccata qui sopra. E dà questa sorta di movimento e non rimane quindi appiccicato al corpo. La manica è sempre tre quarti, arriva al gomito, però se la volete più corta basta farla su perché è abbastanza aderente oppure arrotolarla. È tutto a taglio vivo. Poi un'altra cosa carina che fa, diciamo, non è completamente verde, però si lega ai verdi. Il pantalone, il modello è come quello che ho io addosso, quindi è il Bojan, vi ricordate il Bojan? In questo caso è quello corto, in cotone sempre stretch, con questa fantasia, c'è anche la sua scatoletta, però vedete c'è anche del verdone, c'è del lilla. E quindi carino anche da spezzare, magari non so, con il pantalone sempre in poplin elasticizzato, però è un po' più sottile, un po' più leggero rispetto a quello che vedevamo prima. In verdone, ecco che se non volete fare sia diciamo un total look con la stessa fantasia, potete anche spezzarli, ok? Quindi portare la tunichetta, la blusa così a scatoletta con il pantalone largo sotto. Il pantalone anche lui veste benissimo perché non stringe in vita, quindi se lo volete alto prendete una misura piccola, se lo volete più basso una misura un po' più grandina, potete sistemare poi se volete una cintura, che c'è anche, poi ve la farò vedere, nello stesso identico colore, oppure non so, una cintura in panna rossa, comunque qui ci sta bene un po' tutto. Mentre con il pantalone possiamo, se non vi piace appunto il total look dello stesso identico colore fantasia, potete abbinare la stessa cosa ma in lilla. Quindi io adesso ho messo una collana che riprenda un pochino il fiore del Bojan. E quindi così fate il pantalone fantasia sotto, che è, diciamo, che il pantalone a fantasia può essere utile anche magari a chi ha una taglia in più. Perché? Perché il pantalone comunque rimane largo, non è vero che il fiore ingrossa, anzi, la fantasia aiuta diciamo, a non guardare la misura, ma il fiore, ok? Quindi secondo me è molto furbo anche così, non è male. Poi un'altra cosa che mi piace molto è, in questo caso però ce n'è solo una, perché sapete che alcuni capi di velvet vengono fatti con i tessuti che rimangono da altri capi che facciamo. In questo caso, questo è un pezzo di camo rimasto dai trench e quindi abbiamo realizzato questa gonna bellissima che veste da Dio. Spacco davanti,
e un po' più larga sotto, quindi la parte, diciamo, la prima parte è abbastanza stretta ma non aderente e la parte sotto più morbida. Ok? Quindi carinissima, al limite da abbinare, non so, anche alla tunichetta rossa, questa qui, e con la sua collana sempre così in resina. E poi magari, non so, perché no, un cinturone anche in cuoio se vi piace, oppure lasciata anche così, eh. Quindi la donna veste più o meno 40, è una M, quindi va dalla 42-44, dipende poi chiaramente se vi piace alta o bassa. Ecco, quello al limite si può vedere una volta indossata. Poi, altro capo molto versatile è il cardigan sempre di Aven in jersey stretch. In questo caso lo vedete verde, ma c'è anche in nero. Comodissimo da mettere anche in borsa perché occupa pochissimo spazio una volta che è piegato. Non ha bottoni, cerniere, zip, niente. E quindi potete chiuderlo o con una spilla se vi piace, con un filo anche in gros, oppure lasciato così, così aperto. Un'altra cosa carina da portare, magari adesso di sera, insomma, c'è ancora un po' freschino, il mini trench in cotone cinzato, molto molto carino, e anche qui è rimasta solo una taglia. È una L, però anche lui, essendo così cortino, può vestire, diciamo, dalla S fino alla L. Ok. Poi un'altra cosa molto 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 bella indossata, vista sulla gruccia, normalissimi, perché sono dei pantaloni normalissimi, sono in un tessuto tecnico molto molto sottile, sembra quasi un popelin croccante. Vi ricordate quello che abbiamo visto nell'abito, boh, non mi ricordo, forse lunedì? Quindi è un tessuto tecnico ma più sottile di quello, diciamo, classico, e un po' più pesante del popelin normale. Quindi può fare questa stagione, hanno l'elastico, quindi sono comodissimi da indossare. E sono leggermente a zampetta, appena 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 accennata, quindi molto carini da portare con una blusa corta, perché comunque se non li prendete troppo stretti rimangono morbidi e potete mettere anche qualcosa di corto sopra. Altrimenti con le tuniche, quelle proprio lunghe al ginocchio, e fate un po', diventa anche una cosina un po', diciamo, elegantina, perché si può anche portare poi anche con una giacchettina, molto bello. Anche loro molto carini, con ciabatta se volete fare una cosa, diciamo, sportiva, oppure con un sandalino alto o una ballerina, una sneakers. Anche queste sono veramente versatili, versatili. Verde salvia e corteccia. Poi questa alcune di voi l'hanno già vista, è una tuta di gnu in cotone, in popeline, con queste spennellate di colore. Ve la faccio vedere da vicino: c'è un po' di tutto, lilla, bordeaux, panna, verdone, beige. La vestibilità è ottima, si vede. Quindi bellissima da portare. Questo è un modello che gnu fa sempre. Cambiano solo i materiali, addirittura d'inverno la fanno in panno, quindi è veramente un'ottima soluzione per chi vuole magari vestire così senza cinture, quindi coprire un pochino, oppure con anche qui una cintura alta, una fusciacca. Ci sono anche delle cinturine magari più sottili, però ecco, potete proprio gestirla come vi pare, se la volete stretta, aderente, oppure lasciata così larga. Anche qui poi potete mettere sopra la giacca che vedevamo prima. Ah, sì,
ad esempio la giacca e poi anche lei magari strizzata in vita, il trench corto, anche un giubbetto di jeans, veramente ottima come soluzione, oppure con il cardigan dello stesso colore di una delle righe in garza di lino con la cintura che si sta staccando dal suo posto, vabbè dopo lo mettiamo a posto, così in gros, blu e grigia. Quindi, allora, ciao, ciao, ciao Chiara. Allora, io non riesco a farvi partecipare, come vi dicevo, al video, perché altrimenti le altre persone non riescono a vedermi o non posso interagire con una persona sola. Quindi vi consiglio magari, ecco, di mandare commenti se volete, saluti, però non riesco proprio a farvi entrare nel video. Allora, quindi cardigan con la tuta. Poi un altro pantalone molto bello, ma molto molto bello, è questo di Viviana Conti in cotone. È un pantalone in ogni caso sportivo, però anche questo a me piace tantissimo. Ad esempio, non so, fatto su, oppure, vedete che ha questa sorta di fascione che poi si abbottona così e quindi praticamente sotto si stringe e rimane larga poi la gamba. Bellissimo secondo me con un sandalo alto nero e una giacca anche corta nera oppure con del bianco e un sandalo cuoio con le mule arancio che abbiamo visto con il tacco animalier. Adesso le prendo così. Ad esempio, il pantalone con la mule così, secondo me è molto bello e magari, non so, con una camicia, ciao Chiara, con una camicia sopra, una giacchettina corta, visto che magari di sera non fa ancora caldissimo, comunque anche lui molto molto versatile, basta solo interpretarlo. Questa è la cinturina che vi dicevo prima, che è una cinturina di Gnu. Così in verdone, c'è verdone, gialla, blu, marrone, ci sono diversi colori, quindi carina perché spezza un pochino il pantalone con, se mettete sopra la camicia, magari dello stesso identico colore oppure più chiaro. Poi un altro pezzo, diciamo così, bellissimo indossato, questo vi assicuro che è un bellissimo capo anche perché l'ho provata e indosso è meravigliosa. A me piace portata così larga, però anche questa la potete stringere in vita. Ha una particolarità però, che di fianco, mi metto qui così vedete entrambe. Allora, c'è questo laccetto che serve solo a stringere un pochino il fianco. Quindi, se volete portarla sciolta, potete allargare la culisse e quindi rimane dritta. Invece in questo caso si stringe leggermente, ma senza proprio stringere il fianco. Sopra ho messo questa collana in resina verde e questo colore che chiamano indo e poi sotto potete mettere, non so, anche una maglia con le spalle scoperte, manica lunga o corta, anche una canotta, la classica canotta muratore, quello che vi pare. Poi vi faccio vedere, allora lascio i capispalla alla fine. Questo è un abito sempre nello stesso tessuto del pantalone, quello che vedevamo prima, zampetta. È un abito lungo, ma vi assicuro che indosso è favoloso. Abbiamo visto quello color mu o corteccia più corto col pantalone sotto, in questo caso invece è lungo e quindi questo non ha bisogno di pantalone perché
non si vedrebbe neanche. E la manica, la parte sotto, diciamo la parte finale della manica è doppia, quindi rimane rigida e avete proprio questo, cioè la manica rimane proprio così come la vedete. Però se la tirate su, se la girate, la parte sopra rimane un po' a sbuffo e quindi sembra che abbiate la manica un po' a palloncino. È bellissimo. E come dicevo stamattina a una cliente, le cose di Viviana Conti, anche le altre, però soprattutto i capi di Viviana Conti vanno provati sempre, perché se nella gruccia non vi piacciono, addosso cambiano completamente. Non è detto che debbano piacere per forza, però cambiano davvero. E una cosa che sembra insignificante e normale sulla gruccia indossata è bellissima, anche perché il taglio della manica, del collo, anche per dirvi qui sotto, la parte dietro, vedete, è tagliata proprio così, rimane proprio un angolo retto, invece davanti è tonda. Cioè ci sono questi piccolissimi particolari, questi dettagli che però fanno la differenza. Ok, poi vi faccio vedere una delle fantasie degli abiti di Velvet, che devo dire stanno strapiacendo. Sono abiti 100% shantung di seta. Vi faccio vedere la fantasia da vicino. C'è questa punta di rosso che comunque dà un po' di vivacità allo scacco, che è un po' scuro, perché c'è del verde, del testa di moro, verdone, però vi assicuro che è un bellissimo abito, anche perché si può spezzare con le fusciacche colorate, che noi abbiniamo con colori anche che non si abbinano, però per dare quel colpo d'occhio che è un po' diverso e non è scontato. Ok, un'altra cosa, l'ultima rimasta, la cover, sempre di Velvet, questa ha la parte sotto in seta così a pois e la parte sopra ha l'elastico con le piume, quindi potete portarla anche questa con... Io l'ho venduta ad esempio con un jeans sotto, sandalino rosso e canotta bianca. E diciamo che vi dà un po' di sprint a un look magari banale come può essere jeans e maglietta bianca. Vi faccio vedere gli ultimi tre capispalla. Questo che è un trenching gabardina di cotone stretch, la parte dietro i graffiti, anche qui ci sono altri due colori. Il bello è che adesso, visto che si ricomincerà ad andare, non so, anche per musei, oppure anche non so se si va fuori a fare l'aperitivo e non e viene caldo, ci sono le bretelle, che devo dire ultimamente ho visto, hanno fatto in tantissimi, ma io non posso del fatto che ci ho pensato qualche anno fa, perché lo voglio dire, ecco, potete metterlo così e quindi non avere l'impiccio del capospalla sul braccio oppure in mezzo alla borsa, ai manici della borsa, e quindi senza noia potete prendere l'aperitivo oppure andare a vedere una mostra. Poi, ultimi due, questo che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, che è il trench corto, che poi trench non è perché è una giacca svasata con lo spacco dietro, l'apertura molto alta perché si apre a partire da qui. In questo caso l'interno è rosso e anche qui, se volete, ci sono le fusciacche, c'è la fusciacca nera alta, oppure non so, la classica cintura in pelle normalissima, ma però potete mettere veramente quello che volete, ma è bella anche senza perché rimane un po' svasatina. La stessa ve la posso anche proporre
nella versione lunga. La versione lunga arriva sotto il ginocchio, anche questa stessa cosa, apertura alta dietro, è fatto uguale, cambia solo la lunghezza. Questo arriva sotto il ginocchio, mentre questo arriva appena appena sotto il sedere in pratica. Queste sono le lunghezze. Non so se riuscite a capire, a vedere. Ok, anche queste sono in gabardina di cotone stretch. Ok, niente, abbiamo finito. Quindi io, ciao Katia, due o tre saluti, Facebook è morto, boh, Facebook proprio non mi piace più. Isa, ciao, Owaraquabena, che non so come si legge, scusami se non lo leggo correttamente. Isa, Daniela, Katia, la Chiara che l'ho salutata. Emanuela, ciao, Marinella, ciao, Ale, ciao, Ellen, ciao, Milena, Maria Letizia, l'abbiamo salutata prima, bellissimi, sì è vero, sono molto belli, sono anche molto contenta perché stanno piacendo davvero tantissimo. E quindi niente, io vi auguro un buon weekend, lunedì si può andare a pranzo, quindi se ci andate, io sì, salutate i vostri amici ristoratori e come dicevo, insomma, se si può aiutiamo chi è stato chiuso, no, chi starà chiuso fino a, fino a domenica, e quindi hanno messo anche bel tempo, quindi speriamo bene, ok. Quindi vi auguro un buon weekend. Ciao a tutte, ciao Facebook. Salutiamo Facebook.